Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare perché farò un video test. È un video test con l'applicazione DJI Fly utilizzando lui, il tablet della Commodore. Questo tablet che ho recensito qualche settimana fa, lo lascio qua sopra nelle schede per quanto riguarda la recensione delle sue caratteristiche tecniche. E per fare questo video mi sono messo appunto una maglietta inerente al prodotto, anche se questa maglietta ovviamente non è collegata direttamente a quel prodotto, questa l'ho acquistata su Amazon. E appunto il video che andremo a fare oggi è utilizzare lui, il tablet della Commodore, un tablet che costa circa 200 euro, quindi un tablet low cost, per fare un video test utilizzando un prodotto DJI, in questo caso un DJI Mini 2, e utilizzando ovviamente la sua applicazione DJI Fly, questa applicazione che comunque è un'applicazione pesante per tanti dispositivi Android, quindi la mia curiosità era di vedere come si comportasse questo tipo di prodotto con un'applicazione così pesante, perché in tanti so che volate con il tablet e più di uno mi ha chiesto se questo tablet è in grado di far volare appunto un drone DJI utilizzando l'applicazione DJI Fly. E per dare questa risposta ho deciso appunto di fare un video test. Come avrete intuito è sera, sono circa le 9:15. Perché ho fatto il video a quest'ora, voi direte? Perché l'unico modo per farvi vedere come si vede il tablet, quindi la fluidità di un volo fatto con il tablet, potevo darvela solo registrando lo schermo con l'action cam. Quindi andrò a montare l'action cam qua sul petto e inquadrerò lo schermo. E se l'avessi fatto di giorno, ragazzi, non si sarebbe visto niente, perché troppi riflessi, troppa luce del sole, quindi dall'action cam si sarebbe visto pochissimo. Mentre fatto a quest'ora, l'action cam riesce a registrare appunto lo schermo, perché come ho detto questo tablet è un tablet da circa 200 euro, quindi non è un tablet con prestazioni assurde, e quindi non possiamo volare, utilizzare DJI Fly e in più fare la registrazione dello schermo, perché registrare lo schermo porta via tantissime risorse ovviamente al device che lo va a fare, e per un prodotto di questa fascia di prezzo sarebbe stato davvero troppo. Però il test invece è proprio per vedere se riesce a far volare la DJI Fly, perché questo tablet della Commodore, il C-Tab 64, è un tablet da 10 pollici, monta Android 10. Questa è la sua luminosità, ovviamente non aspettatevi quando c'è la luce del sole una luminosità pazzesca, ma si difende secondo me bene, sempre valutato ragazzi nella sua fascia di prezzo che è circa di 200 euro. Quindi direi che possiamo iniziare questo test con la DJI Fly e Commodore C-Tab 64. Iniziamo! Perfetto, allora abbiamo il Mini 2 già pronto al decollo, andiamo ad aprire la DJI Fly. Perfetto, ci siamo, decollo consentito, faccio partire anche la registrazione video e andiamo di decollo automatico. Ecco qua il Mini 2 pronto e iniziamo il nostro volo serale. Vedete che il video è molto fluido, eh? Parliamo sempre, come ho detto, di un tablet molto economico, perché entra in una fascia di prezzo di circa 200 euro, quindi una fascia di prezzo veramente, se vogliamo, low cost. Ma guardate che fluidità che ha il video, eh? Non pensavo, adesso mi muovo in maniera molto brusca per farvi vedere. Vedete il ritorno video com'è sempre sempre perfetto. Mi alzo di quota. Guardate, mi giro, faccio un bel 360, guardate com'è fluido nei movimenti. Come ho detto, questa diciamo fluidità l'abbiamo se non registriamo lo schermo del tablet, eh? Anche perché comunque è una necessità che hanno gli youtuber e poche altre persone, la maggior parte degli utenti che acquista un drone non utilizza la registrazione dello schermo del tablet. Quindi questo era solo un piccolo volo, come ho detto ho dovuto farlo a quest'ora perché era l'unico modo per avere una bella visuale del tablet, perché con la luce del sole altrimenti non ci sarebbe la possibilità di avere una bella ripresa dall'action cam che sta riprendendo il display, perché ci sarebbero troppi riflessi. E guardate che spettacolo
di fluidità, comunque non c'è il benché minimo ritardo. Il tablet, come ho detto, è da 10 pollici e devo dire che è tanta, tanta roba per la sua fascia di prezzo. Non pensavo. Brava, brava Commodore. Adesso ritorniamo, andiamo a schiacciare un bel RTH e aspettiamo che ritorna con l'atterraggio automatico. Perfetto, ci siamo, è qua sopra, sta iniziando la discesa. Quindi ragazzi, intanto che il drone scende, mi raccomando, lasciatemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Se voi utilizzate un tablet per volare, io normalmente no, vado a interrompere l'RTH. Quindi le conclusioni sono che si è comportato benissimo presso un prodotto di questa fascia di prezzo. Non pensavo, pensavo che un prodotto di questa fascia di prezzo sarebbe andato in crisi con questa DJI Fly, che è veramente un'applicazione pesante, soprattutto per i dispositivi Android, tanti dispositivi fanno fatica. Essendo un dispositivo con Android 10, non la potete scaricare direttamente dal Play Store, ma la dovete scaricare dal sito DJI, quindi scaricate l'APK dal sito DJI e la andate ad installare, perché dal Play Store non ve la dà disponibile. Però direi che questo prodotto è totalmente compatibile. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia prova di lui, il CTAB 64 con il DJI Mini e l'applicazione DJI Fly, vi è piaciuta, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tanti tante prime, voli in FPV, spoiler di dove vado a volare, spoiler dei prodotti che porto qua sul canale. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.